tutto, no? Controllo così qua. Facciamo tutte le cose per bene, qua imbustiamo, ecco qua, Rudy, Martina e Iaia, quindi i nomi, eccoli qua, perché facciamo le cose come si deve, abbiamo camera di commercio, di tutto ci abbiamo. Allora, carissimi, vediamo un po' a chi tocca, cioè io, mi fa piacere. Come Miss Italia! Dopo vi mettete vicine vicine se siete voi, se c'è io faccio le veci di Rudy, casomai. Allora, cioè, spero che siano i loro due, perché che non c'è Rudy mi sento proprio scemo, però va bene lo stesso. Allora andiamo a vedere a questo punto chi c'è al terzo posto. Io metto qua vicino a voi. Al terzo posto chi troviamo? Terzo posto troviamo Rudy! Incredibile! Allora, senti, mettetevi vicine. Incredibile, signore, incredibile, la bionda e la nera, cioè veramente una cosa, sembra fatta apposta. Vediamo chi riusciremo a incorniciare questo mese, quindi al secondo posto, il contest di settembre. Chi troviamo? Iaia, quindi vince il contest di settembre, ladies and gentlemen, Martina! Ce la fai? Bellissimo. Bravissima. Si odiano ma si vogliono bene televisivamente parlando. No, guarda, volevo dire che questa vittoria la condivido con tutti i miei. Bellissimo. No, non è vero, grazie. E soprattutto la pace nel mondo, che è importante. Sì, quella sempre. Bene, adesso lei ci vuole dire che è fidanzata e che quindi vuoi restare ancora col tuo fidanzato, è un classico. No, che no. Poi esatto, poi mi devo sfidanzare, cioè, perché come tutte le Miss Italia. Se metti la gengiva così ti diamo quello che va. No, a parte tutto. Comunque grazie. Hai i denti bellissimi, sì. Per cui se vuoi. Appunto, no, meglio. È l'importante che non si attacchi al lavoro del dentista. Allora, a questo punto abbiamo finito. Grazie a chi ha vinto, grazie a chi ha saputo perdere, tra virgolette, perché comunque un piacere, grazie anche a Federica e ad Alex, grazie a Valentina che rientra. A questo punto andiamo tutti sul palco.